siamo con Costantino, un amico di Biagio in Molise, di Tele Molise. Tante volte lo abbiamo visto impegnato a cucinare. Cosa ci hai preparato per stasera? Dunque, abbiamo preparato fagiole cotiche e patate, un piatto tipico di Civitanova. Ci siamo uniti un po' di amici, qua siamo alla cantina Fracassiello, sempre a Civitanova, e facciamo del nostro meglio, cerchiamo di accontentare un po' di persone. Tanta allegria, tante persone sono venute a gustare queste prelibatezze. Voi siete più stanchi, più divertiti, più soddisfatti, o c'è qualcosa che cambiereste? Sì, noi comunque facendo queste cose ci divertiamo anche tra di noi, ci stanno i ragazzi che suonano, diciamo, sta andando tutto bene, la partecipazione è stata abbastanza, anche dai paesi, maggiormente dai paesi limitrofi, Frosolone. Nella cantina Fracassiello il signor Luciano è addetto agli assaggi di vino. Che vino propone? La cantina Cipressi di San Felice del Molise, di cui propone la Falanchina, un rosso del Molise di Montepulciano. Abbiamo la Tintiglia del 2012 e poi abbiamo un biologico dosato, sempre di Tintiglia. Tutte offerte alla cantina Cipressi. Come sta andando la serata? Abbastanza bene, c'è molta affluenza. Preferiscono più il bianco o il rosso? Il rosso, la Tintiglia va per numero uno. Siamo in compagnia del signor Marco Palazzo, che per l'occasione questa sera a Civitanova ha aperto le porte della cantina di casa sua. Questa grande struttura appunto per degustare i prodotti tipici locali. Ma noi ogni anno diciamo mettiamo a disposizione diciamo il locale, questa cantina che era dei nostri nonni, quindi ci hanno dato diciamo in eredità questo posto, dove per l'ennesima volta, questo è il settimo anno che noi mettiamo a disposizione il locale per questa bella manifestazione che ormai ha preso piede nel nostro piccolo paese. Ecco, quindi grazie soprattutto all'Associazione Civitanovesi del Mondo. Ogni anno prende piede, ogni anno noi notiamo che c'è sempre più affluenza, sempre più gente che viene a trovarci, e noi siamo contenti di questo. E siamo con la signora Antonietta nella cantina del Mirto, la maestra della polpetta civitanovese. L'abbiamo vista nella notte di San Felice con le polpette caceove, anche stasera le ha portate insieme alle polpette di carne. Signora, è più stanca o più divertita per questa serata piena di gente? Veramente sono più stanca che divertita, perché siamo state fino a luna a fare polpette. Con l'aiuto delle nostre figlie Arianna e Valentina abbiamo fatto 1800 polpette tra carne e di caceova. Quindi un po' di stanchezza ci sta. Però soddisfatte voi? Soddisfatte anche perché gente che esce fuori e ritorna per farci complimenti, che la polpetta piace, che è saporita. Più di questo non possiamo chiedere. Anche perché voi proponete un po' i simboli del Molise, la polpetta caceova. Sì, ma questa è una, diciamo che più del Molise, perché il Molise diciamo che la polpetta tradizionale è fatta con il pecorino. Questa si differenzia perché non c'è il pecorino, ma ci sta il formaggio di capra fatto dalle gente locale. E quindi il sapore che voi sentite non è pecorino, è capra, e che è molto più buono, molto più leggero, molto più nutriente. Allora, signora Antonietta, grazie. Prego, non rubiamo altro. Per un ringraziamento, che non ho ringraziato la Notte Bianca. Insieme a me nella Notte Bianca c'è sempre una mia valida collaboratrice, la zia Maria, che non ho ringraziato, siccome lei lavora nelle retroscene, e quindi la volevo ringraziare. Ciao zia Maria. Ringraziamo zia Maria. E allora, grazie anche dei suoi dettagli e buon lavoro. Grazie e buon divertimento anche a voi. Siamo con Sara Di Bartolomeo, che è la sommelier della cantina Mirto, con delle polpettine di carne. Quale vino beviamo? Allora, qui abbiamo in degustazione della cantina Gianniacovo sia la Tintiglia del Molise che il Barone de Blasis, che è un Cabernet Sauvignon in purezza. Quindi entrambi abbinabili benissimo con delle polpettine per l'alcol e il tannino, che riescono a sgrassare
la carne, insomma il sugo e tutto il resto. Come risponde il pubblico? Molto bene, stanno venendo tutti quanti, a tutti piace il vino tantissimo e fanno tutti complimenti alle signore delle polpette. Nella cantina di Michelangelo, tanto divertimento, tanta musica. Insomma, tutti si rincontrano qui dopo questo bel giro. Sì, questa è la cantina che bene o male richiama a tarda notte le persone che hanno terminato il giro. È una cantina che nasce proprio per questo, per poter salutare tutti i visitatori. Questa è l'idea che abbiamo avuto sia con i ragazzi della band che noi tre e con il proprietario della cantina. Quindi effettivamente sì, a questo serve, per poter passare quanto più tempo possibile insieme con le persone che comunque decidono di scegliere Civitanova in questa serata. Tante le persone arrivate a Civitanova, com'è andata questa 10ª edizione? Guarda, per noi è andata benissimo, tant'è vero che abbiamo quasi terminato quello che avevamo preparato, c'è stata molta affluenza. Abbiamo chiesto ai visitatori come si erano trovati e anche quest'anno sono rimasti soddisfatti del percorso e dell'accoglienza dei civitanovesi. Incontriamo la sommelier Giussi del Zingaro che ci propone dei rossi importanti. Sì, ci troviamo a Termoli, siamo nella cantina Cieri, un Montepulciano, poi abbiamo un blend di uve nere, un nero del 2015 e poi un Agliani del 2013. Roberta Ciampittiello, sindaco di Civitanova del Sannio, 10ª edizione di San Martino nelle vecchie cantine. Un percorso che ha celebrato le risorse del territorio, le bellezze paesaggistiche e che ha accolto tanti turisti arrivati davvero da lontanissimo, dalla Toscana, dalla Calabria, da Roma, da Napoli, per ammirare le preziosità del posto. La particolarità di questa manifestazione è proprio quella di riuscire a coniugare la valorizzazione del territorio, dei prodotti del territorio, di tutta la regione Molise, all'interno di uno scenario che è quello del nostro centro storico, del nostro borgo, riuscendo a far arrivare in questo periodo che diversamente sarebbe di bassissima stagione un numero importante di presenze, tant'è che già da oltre un mese e mezzo trovare un alloggio a Civitanova è impossibile. Addirittura ci sono paesi del circondario che ci chiamano già ad agosto, a luglio per sapere quando è previsto San Martino nelle vecchie cantine, perché anche le strutture ricettive del circondario riescono a beneficiare di questa manifestazione. Un evento come questo, che ha avuto appunto come filo conduttore il vino molisano, extraregionale, addirittura un vino arrivato da Betlemme, insomma un'apertura a culture diverse, a gusti e sapori nuovi. Sì, in San Martino, nelle vecchie cantine, come le altre manifestazioni organizzate dall'Associazione Civitanovesi nel Mondo, hanno come filo conduttore l'attenzione al sociale e al volontariato. È l'impegno di ogni singola persona verso non soltanto la promozione del territorio, la valorizzazione della cultura, ma soprattutto la disponibilità e la solidarietà verso gli altri. E il vino di Betlemme è il vino che il parroco di Civitanova ha voluto che fosse presente quest'anno. L'aspetto del terzo settore, del volontariato, non deve mai mancare nelle manifestazioni che Civitanovesi nel Mondo organizza a Civitanova, e questo è un plauso che va fatto all'associazione e che sicuramente viene anche sostenuto dal comune. E sono state proprio la solidarietà, l'accoglienza, la condivisione a trionfare tra le strade e i vicoli del paese questa sera. Assolutamente, c'è un paese intero che lavora e collabora
per accogliere i tanti turisti che arrivano per questa giornata. Quindi è un intero paese che lavora e collabora per far vedere quanto di bello abbiamo e questo è un bel modo per stare insieme. Si sta insieme affinché gli altri possano apprezzare quanto noi siamo orgogliosi del nostro territorio. Cari amici, grazie di averci fatto compagnia. Vi ricordo che ci potete seguire sul canale 11 e 12 del Digitale Terrestre, sul canale 96 per l'Abruzzo, sull'880 invece per gli amici che ci seguono da Roma Capitale, sul 212 il canale di Molise Mio e su www.hotelmolise.com, il nostro sito. Ebbene, da Civitanova, dalla notte di San Martino alle vecchie cantine, vi saluto e vi aspetto a un prossimo viaggio in Molise con noi. Grazie.